Noi abbiamo voluto oggi festeggiare, anzi, da 3 giorni, da sabato pomeriggio abbiamo iniziato a festeggiare questa rievocazione, portando e dando a Erice un indumento particolare, che è quello proprio medievale. Io vi chiedo una cortesia se mi date l'autorizzazione. Non c'erano nel Medioevo gli occhiali, ma se me li metto così vi vedo bene, mi autorizzate? Grazie, grazie, gentilissimi. Bene, anche perché se no se devo presentare non riesco proprio a vedere bene in faccia, anche perché siete tantissimi. Ok, adesso un cavaliere con gli occhiali. Perfetto. Detto questo, oggi abbiamo realizzato questo primo raduno regionale di cortei storici di Sicilia. Abbiamo qua alcuni rappresentanti che adesso man mano vi presenteremo. Cosa dirvi? Ringraziare tutti coloro già dall'inizio che ci hanno collaborato, innanzitutto è del comune di Erice che ci ha patrocinato, e poi voglio anche ringraziare per il luogo che ci sta ospitando la parrocchia qui del Real Duomo di Erice, con il parroco e tutti i ragazzi del comitato festeggiamenti e della chiesa, della comunità tutta che ci hanno ospitato in questi giorni qui per questa manifestazione finale. Facciamo un applauso a tutti questi. Abbiamo realizzato il villaggio medievale all'interno del Castello del Balio, quindi anche agli organizzatori, anzi ai gestori del Castello del Balio, diamo un ringraziamento per averci ospitato in questi 3 giorni. Poi un grazie anche va subito al ristorante Ulisse, che è stato veramente gentilissimo con noi e ci ha collaborato in tutto, sia nella ristorazione anche nel convivio medievale. E mi ha detto che sicuramente quest'estate realizzeremo altre cene e spettacoli medievali anche da lui. Quindi il ristorante Ulisse, Mariano e la sua famiglia. Un applauso. Bene, allora il gruppo organizzatore è una serie di associazioni messe insieme, di cui all'interno c'è l'associazione Trapani Tradumari Eventi, cui io mi rappresento, e all'interno di questa associazione c'è anche il corteo storico Trapani Medievale, che abbiamo visto sfilare un momento fa insieme al gruppo dei tamburi e musici di Altrinachia. Facciamo un applauso agli amici. L'organizzazione della festa Federicina è stata insieme anche alla Pro Loco di Erice e ad altre associazioni che così simbolicamente e spontaneamente si sono messe insieme per poter realizzare questo evento qui a Erice. Ma adesso andiamo immediatamente alla presentazione dei gruppi, se non prima ringraziare coloro che stanno raffigurando, Re Federico III e la moglie Eleonora, i nostri reali. Facciamo un applauso. Re Federico III d'Aragona, re di Sicilia appunto, e la moglie Eleonora. Bene, chi è che sono venuti qua a far festa con loro e con tutti quanti noi? Abbiamo presentato un momento fa il gruppo di sbandieratori, che poi vedremo alla fine anche con un altro momento di spettacolo e con anche le bandiere, se il tempo lo permette, se no faremo qualche altra soluzione. Poi avremo anche una dimostrazione d'arme particolare, che vogliono omaggiare al nostro re da parte del gruppo qua presente, che vengono da Modica, provincia di Ragusa, l'associazione Milites Trinachia. Un applauso. Poi abbiamo anche un altro gruppo di tamburi e musici che vengono da Castelvetrano, ed è il gruppo di tamburi e musici aragonesi. Un applauso. Poi abbiamo anche, sempre da Castelvetrano, il gruppo storico che esegue principalmente una grande manifestazione medievale anche lì a Castelvetrano, che è il corteo storico di Santa Rita, e qua abbiamo una bella rappresentanza di gruppo storico di Castelvetrano. Facciamo un applauso. Poi vengono dal cuore della Sicilia, dal centro, da Enna, il gruppo storico. Qua abbiamo presenti Stella del Vespro, un applauso. Un altro corteo storico che abbiamo visto, tra l'altro aperto da quel baule.